te ci siamo. Se, allora io ho capito che cos'è che non mi piace. Mo' trasferisci le informazioni, cozzolino e verino. A me non piacciono le reazioni veloci. Cioè, quando la moto torna troppo velocemente, o dietro o avanti, mi dà Non ti fastidio, lo piace. prendo come uno scarto. Avevo la sensazione di prendere uno scarto. E quindi non la sai gestire. E mi dà fastidio, perché a volte stai rilassato, tum, tum. Invece così è tutto più dura. Non puoi stare seduto. Prima potevo stare seduto. Però così mi piace molto di più. Mo' c'è, ci spiega se, c'è, ci fa pure toccare, perché mo' è una motocetta tosta. Ho sentito quel discorso dello sterzo un po' leggerino, ma è relativo adesso. A me sono gli scarti che danno fastidio. Stesso problema che teneva Mimmo, praticamente. Stesso, ma, e potrebbe essere un problema di peso, perché se io tengo molle che vanno bene per Rocco, No, quello indubbiamente. queste sono uguali a quelle di Rocco. Allora, se io tengo molle che vanno bene per Rocco, magari il mio peso mi dà delle reazioni che io non riesco a gestire. Certo, è Ma normale. sai qual è il problema? Io sto camminando, mi piglio un colpo, ma è così violento che mi fa spostare. E se mi sposto, non riesco più a dargli la direzione alla moto. Se sto su una pietraia e sto veloce, Non sa pigliando un più paio di dove andare. colpi di chilo, giù in terra. Sì, esatto. Invece adesso è più un treno. A me piace una moto che è più dura da fargli cambiare direzione. Invece Giampaolo predilige una moto molto un po' Agile. come questa qua. Però col mio peso è la moto che gestisce me, non io la moto. Ah, signora, eh. A me tengo l'auricolare. Signora. Carmela. Uè. Uè, uè. Alza un po' la voce perché non ti sento. Sto ancora a Caserta, tra 10 minuti sto alla macchina. Va buono? Ciao. Andiamo? Sì, sto finito. Dicimo che muoia comincia a suggire. Dai, immagino che sei caduto tutto il giro.